Il posto delle parole, bentornati qui ad ascoltare le nostre conversazioni tra i vari festival che noi andiamo a incontrare nel mese di maggio e nel mese di giugno. Sono mesi molto importanti per i festival, poi ricominceremo a settembre per altri festival. Ovviamente noi abbiamo salutato i Dialoghi sull'Uomo, poi siamo stati per una breve puntata al Festival del Racconto ed eccoci qui al Festival della Memoria, anzi al Memoria Festival. Siamo a Mirandola. Gianpaolo Ziroldi, benvenuto qui nel posto delle parole. Buonasera, benvenuto. Benvenuto qui a raccontare, ad anticipare quali saranno gli appuntamenti, alcuni degli appuntamenti di questo interessante festival dedicato alla memoria, non potrebbe essere altrimenti, a Mirandola. Ma per chi non conoscesse il motivo della vostra scelta, più che ragionata, più che scontata, più che logica, perché Mirandola ha a che fare con la memoria? Dunque, certamente l'elemento, come dire, germinale di tutto quanto qui a Mirandola non può che essere la figura di Giovanni Pico, la proverbiale memoria, tutti gli elementi anche quasi aneddotici, no? Fantastici, sono creati di questa grande figura di filosofo italiano. Beh, la sua memoria era prodigiosa, l'arte memoria era un'importante pratica disciplina del Rinascimento, Giordano Bruno, Giovanni Pico in testa. Beh, certamente questo elemento della figura, che per noi è quasi, dire, totemica, di grande riferimento per la città come Pico, beh, certamente è stato un elemento importante per noi. Poi devo dire che c'è stato anche in mezzo recentemente una cosa molto meno gradevole, che è il sisma che ha colpito questo territorio, ha colpito Mirandola, e certamente abbiamo pensato dal 2012, il primo festival è nato nel 2016, che un elemento importante, fondamentale, di ripresa, di guardare avanti, fosse proprio l'elemento della nostra consapevolezza di guardare indietro, di capire chi siamo. La memoria è proprio questo, e abbiamo deciso nel 2016 di provare a partire questa avventura, perché fare in una realtà che ha subito dei danni piuttosto considerevoli da un evento come questo tipo è stata una scommessa, e inorgogliendoci un po', devo dire, vinta nel primo anno. Adesso dovremo riprovarci, ma certamente siamo soddisfatti di questo, perché la memoria è un tema di così straordinaria suggestione e importanza che ha suscitato grande interesse, e contiamo, pensiamo, lo posso citare anche nelle edizioni di quest'anno. Memoriafestival.it è il punto di riferimento per conoscere più da vicino tutti gli appuntamenti e per poter partecipare dal 7 al 10 giugno. Si deve incominciare a perdere la memoria, anche solo brandelli di ricordi, per capire che in essa consiste la nostra vita. Ecco, per capire che in essa consiste la nostra vita. Quindi è consistenza la memoria, è consistenza, la parola consistenza ha questo inizio della preposizione con, no? E la memoria, certo. La preposizione con la tiene dentro, perché non c'è memoria se siamo soli. Certo, la consistenza è decisiva, è sapere dove siamo e sapere chi siamo. Consistenza, consapevolezza, il con vuol dire anche un elemento importante, che consapevolezza di consistenza e anche condivisione, perché questi festival, questo momento, è un momento di partecipazione collettivo. Noi abbiamo avuto un importante riscontro da questa manifestazione, che è una vera e propria riscoperta della città anche da parte di chi è qui, o una scoperta di chi viene da fuori. E l'opportunità viene data da una gamma di opportunità, di opzioni, di scelte, di interessi, di temi così vasta, che, come avremo nel programma di quest'anno, con oltre 90 eventi, la possibilità è di parlare di memoria nella gastronomia, di memoria nell'arte o di memoria nella filosofia. Beh, questa è un'opportunità ricca, perché davvero, come diceva giustamente, la consistenza, sapere dove siamo, dove mettiamo i piedi, qual è quindi la nostra storia alle spalle, ci consente, è un obiettivo importante per noi, di guardare avanti. Questo festival non è un esercizio di passatismo, sia chiaro, è un esercizio invece di prospettiva, però sempre nella consistenza, come dicevamo, nella consapevolezza di dove si è, dove i piedi sono messi. Altro che, non è una nostalgia di passato, ma una nostalgia di futuro, perché la memoria è una proiezione del futuro. Il futuro senza memoria non esiste, è una cultura, è una civiltà anche che muore se perde la memoria. In questa vostra esperienza, in questo vostro progetto dedicato alla memoria a largo raggio, in che modo, in questi tre anni, il festival, in che modo ha camminato nel territorio della memoria? Beh, abbiamo camminato nel territorio della memoria proprio tenendo, come dire, vive quelle che sono le realtà, no, del territorio,
ma nel contempo cercando di aprendoci e spaziando su ambiti molto vasti. Noi per esempio a Mirandola abbiamo due eccellenze e questo è un elemento importante perché è una di quelle cose che ci hanno spinto a questa riflessione. Un'eccellenza è un'eccellenza storica. Giovanni Pico, la famiglia Pico, il nipote Giovanni Francesco Pico, altro filosofo importante, c'è un bagaglio storico che ci portiamo. E Mirandola, un tempo piccola capitale dell'area padana, è un piccolo capitale per una dinastia che durò 400 anni, ha questo portato storico e bagagli importanti. Questo è da tenere, da valorizzare, abbiamo cercato sempre di tenere alta l'attenzione. Poi è un distretto industriale importante, capitale anche questo in ambito europeo se non mondiale, in un distretto del biomedicale, degli apparecchi, dei dispositivi medici per biomedicale. Ecco, anche questa è un'altra eccellenza ed è interessante perché proviamo a mantenere appaiate, nel FES ci sarà uno spazio interessante, importante, dedicato a questo tema, il tema della medicina, del biomedicale, di tutti questi apparati, proprio perché sono due canali paralleli, la storia da tenere viva, ferma, costante, far capire qual è la nostra storia, qual è stato il nostro passato e guardare avanti, molto avanti, perché i dispositivi particolarmente elaborati, dei dispositivi medici, biomedicali, ha fatto sì che questa realtà, un territorio piccolo, un distretto medicale molto importante, tra i primi nel mondo, ci consente di mantenere aperto questo discorso della memoria del passato e forse anche memoria del futuro. Fra molti anni potremo vedere come siamo stati in grado in questo territorio di portare avanti delle procedure, portare avanti delle tecniche proprio in una prospettiva di alta tecnologia. Bene, sono due canali paralleli che hanno anche questo ispirato un festival che prova a tenere conto di questi aspetti. Giampaolo Ziroldi, ricordo ancora a chi volesse, per chi volesse avere maggiori informazioni, memoriafestival.it, ma adesso andiamo a spigolare tra i tanti, tantissimi ospiti dal 7 al 10 giugno a Mirandola in provincia di Modena. Sì, già ci sono tanti perché il tema offre tanti risvolti e opportunità così vaste che c'è possibile facilmente spaziare da un tema all'altro. Le giornate sono quattro, da giovedì pomeriggio si partirà, gli ospiti sono tantissimi, nomi anche di grande notorietà, ma bisognerebbe evidenziare certi aspetti che sono proprio quegli elementi che danno conto di questa grande varietà, di questa grande possibilità di spaziare. Ci sono nomi, per esempio, in ambito del diritto, penso a Gustavo Zagrebeschi, o penso a Giovanni Maria Flick, o penso il giudice Caselli. Però nel contempo uno può valutare come sia importante la memoria in ambito enogastronomico. Oscar Farinetti parlerà della memoria del gusto. Ci sono gli scrittori, ovviamente la scrittura, letteratura, la narrazione è importante perché dà un esercizio di memoria molto rilevante. Penso a Paolo Giordano, scrittore importante, penso a Carlo Lucarelli. Però al contempo ci possono anche essere dei pensatori che evidentemente sfruttano il tema della memoria a largo raggio, penso a Remo Bodei, un filosofo di assoluto rilievo. Un ambito molto importante della memoria è un linguaggio, che è il linguaggio cinematografico, televisivo, teatrale. Su questo abbiamo degli attori importanti, ma penso per esempio a un'attrice come Isa Bardizza, quasi novantenne, che è stata parte del teatro, dello spettacolo, del cinema, con Totò, dagli anni 40 e 50 del secolo scorso, ma penso anche ad altri personaggi, di Nero Nunziante, il regista di Checco Zalone, con critici cinematografici come Tati Sanguinetti o Giampiero Brunetta. Ma ancora ci sono altre attrici, Anna Galiena o Milena Vukotic, o ancora ci sono personaggi del teatro, dello spettacolo come Luciana Di Pizzetto, politici perché anche la memoria, anche la politica ha bisogno assolutamente della memoria. Piero Fassino parlerà della memoria e della politica, Federico Buffa parlerà dello sport e della memoria. Evidentemente gli aspetti di cose sono tanti, ma è interessante per esempio riflettere su determinati percorsi. Pensiamo che 50 anni fa ci fu un discorso molto importante di Robert Kennedy nel 68, che è il discorso sul PIL. Dal PIL, il PIL non è un indicatore della felicità. Avremo un professore, Bruno Cartosio, con un attore che ci prova a leggere quel discorso e a riflettere. La memoria in realtà fa capire come discorsi, come elementi, come vicende, storie apparentemente distanti. Mi scusi se la interrompo Giampaolo Ziroldi, però che Bruno Cartosio è tra i nostri ospiti, l'abbiamo proprio incontrato alcuni giorni fa e tra poco la conversazione sarà online sul sito ilpostodelleparole.it e proprio ci ha illustrato questa valenza straordinaria di quel
di quell'altrettanto straordinario discorso di Kennedy. Prima di salutarci, Ziroldi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che fa compagnia in questi giorni sono, devo dire che sono tanti, perché c'è una tenere un solo libro sul comodino è sempre un'operazione complessa. Devo dire però un libro che fa compagnia in questo momento è un classico del Novecento italiano, può già dirsi classico, che è La Capria, Ferita a morte, perché anche su questo mi viene in mente un elemento importante. Noi nel festival avremo anche dei ricordi di letterati recentemente scomparsi o comunque delle figure di rilievo del nostro panorama culturale. Allora, questo mi viene in mente perché avremo un ricordo di Giuseppe Pedriali, che è uno scrittore, che fu un cittadino onorario di Mirandola, anche nato qui vicino, e questo è un altro momento, detto la casa. Quante volte abbiamo incontrato Giuseppe Pedriali, figura mai abbastanza allora, ricordato, straordinaria figura. È un omaggio straordinario, un omaggio che ha voluto fare a Pedriali nel nostro festival, avrebbe compiuto 80 anni lo scorso anno, nel 2017. E abbiamo voluto ricordarlo come narratore delle pianure, del narratore fantastico. È un ricordo, non l'ho sul comodino come libro, ma questo è un'occasione per ricordarlo e ci fa piacere ricordarlo nel nostro festival. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Giampaolo Ziroldi per il Memoria Festival, che noi andremo ancora a raccontare per i nostri ascoltatori qui del Posto delle Parole. Intanto ricordiamo l'appuntamento che comincia il 7 per arrivare fino al 10 giugno prossimi. Grazie ancora Ziroldi. Grazie a voi, buona serata, grazie.